Lorenzo Crespi come un fiume in piena domenica live. L'attore è stato ospite nel salotto di Barbara D'Urso per svelare tutta la verità su quello che gli sta succedendo, dalla malattia alla solitudine passando per la fine di una carriera che sembrava, fino a qualche anno fa, davvero molto promettente. Invece, a un certo punto i riflettori si sono spenti all'improvviso ed il bel Lorenzo è sparito dal mondo dello spettacolo. Nel programma domenicale di Canale 5, di una presunta truffa di cui sarebbe stato vittima, del degrado in cui vive e dei problemi economici che sta affrontando. Lorenzo Crespi e quella confessione su di lei, alla fine dichiara che è lei donna della sua vita e, Crespi ha anche raccontato un episodio inquietante avvenuto sul set di Gente di Mare. Mentre girava la fiction di Rai 1 avrebbe, infatti, ricevuto una busta con all'interno due proiettili. Una circostanza che fino ad oggi non era mai emersa e dopo la quale, secondo il suo racconto, non avrebbe più lavorato. Insomma, una storia carica di emozione e non priva di colpi di scena, di tutt'altro tenore e risa a quella dell'ospite che lo aveva poco prima preceduto, l'ex Ridge di Beautiful, Rom Moss. I due attori hanno partecipato alla stessa edizione di Ballando con le Stelle qualche anno fa ed evidentemente avevano stretto una sincera amicizia. Prima di andare in onda, infatti, Crespi ha pubblicato una foto su Twitter che lo ritrae insieme alla star americana, incontrata nei camerini Mediaset. Un'immagine accompagnata da poche, semplici parole, ritrovarsi dopo tanti anni, persona bellissima, ti voglio bene Ron, in tanti hanno commentato con messaggi di affetto e incoraggiamento per il bel Lorenzo e qualcuno. Non ha potuto fare a meno di notare sdrammatizzando che il tempo passa, ma entrambi restano sempre beautiful, e in effetti, come dargli torto? Guarda la photo gallery.